Naccara, senti! Ciao Anto, ciao a tutti! Allora, che si fa? Oggi non vedo l'ora di insegnarti una cosa bellissima, secondo me. Cioè? Che cosa mi insegni? La pasta sfoglia furba che secondo me non hai mai visto. Una pasta sfoglia furba, sì. E poi vedo decorata con la frutta. Dopo faremo una quindi bella torta siamo... Sì, una torta di frutta fresca per l'estate. Continuiamo il filone di Perse. Continuiamo il filone del Perse dopo la reclame. Vai. È il momento dolce con questa torta sfogliata furba, furbissima. Allora, che ingredienti ci vogliono, Nat Catellani? Allora, noi faremo adesso questa pasta sfoglia super ultra furba. Gli ingredienti sono semplicissimi perché ci occorreranno 100 g di farina, 100 g di burro e 50 ml di acqua. La cosa importante è che sia burro che acqua devono essere proprio freddissimi. Freddissimi. Acqua fredda, burro freddo. Burro freddo, acqua fredda. E anche la lavorazione è molto... dobbiamo poi essere per veloci. Poi invece per la farcitura? Per la farcitura faremo una crema estiva, senza cottura. Mescoliamo lo yogurt greco a un po' di panna montata zuccherata, il latte condensato e poi tanta frutta, basta. Dopo è già fatta la torta, Vedrete, è una chiccheria che uno ti risolve una cena, un problema sì, con sì. quattro mosse. Vedrai che questa pasta sfoglia furba, tra l'altro, si può utilizzare sia nella versione dolce che nella versione salata, come tutte le paste sfoglie, quando le andiamo a comprare, no, possiamo certo. utilizzare. Oggi propongo il dolce, ma voi questa ricetta la potete realizzare come volete, per tutte le vostre preparazioni. Vedrai che furba, furba. Mettiamo, se avete uno di questi frullatorini, meglio ancora, perché dobbiamo toccare il meno possibile l'impasto. Se non l'abbiamo, nessun problema, usiamo però la punta delle dita, non dobbiamo riscaldarlo. Questo okay. è fondamentale. Abbiamo capito che deve essere freddo. Brava. Burro, Nat, gelato. Dimmi. Puoi mettere in frigo anche il frullatorino magari, un po' di anche. Prima di farla, che così la lama non riesce sì. neanche a scaldare. Sì, sì, anche. Sì. Dobbiamo proprio essere veloci e freddi, e freddo. Quindi prima mettiamo farina e burro. Lo facciamo assorbire bene, tacchete, così, vedete che il burro è già sparito. E adesso andiamo ad aggiungere i 50 ml di acqua. Fredda. Fredda. Io ne aggiungo un pochino e poi magari fate come me la prima volta, perché magari non sapete se la farina assorbe bene tutta l'acqua. Aggiungiamo un po' alla volta. Un colpetto. Sai, praticamente l'effetto dovrà essere, che tu conosci bene, quello della pasta brisè. Esatto. Che fanno queste briciolette un po' tutte... Irregolare. E qua ci fermiamo. Vedi come ho fatto? Non è impasto ancora. Vedi? La prima parte è fatta. E adesso ti faccio vedere come va lavorata. Abbiamo detto da fredda, velocemente. L'accorpiamo un pochino. Adesso io la sento bella fredda, perché qua l'ambiente è fresco. Una volta che abbiamo fatto questo, l'andiamo a tirare col mattarello. Questa qui è una ricetta, Anto, che io ho scovato sul web, e lo faceva una blogger marocchina e parlava francese. Un pochino me la cavo. E ti è piaciuta proprio per la sua... No, a me è piaciuta. Io ho detto non verrà mai, non verrà mai. È impossibile, non sarà vero. E invece poi quando l'ho fatta ho visto che mi dà l'opportunità di preparare una sfoglia in modo veloce, fatta in casa e che... No, qua non dico che non ha niente a che invidiare, però somiglia molto a quella buona che piace tanto a noi. Va bene? Vedi, veloce, ok? Anche perché, ripeto, che la pasta sfoglia, quella vera, richiede una tale destrezza sì. e piega, ripiega, che uno la compra già pronta, no? Esatto. Perché allora non la fa mai la pasta sfoglia in casa. Esatto. In questo modo così, è un'alternativa. Guarda, adesso, una volta che abbiamo fatto steso, abbiamo ottenuto un bel rettangolo, l'andiamo ad arrotolare. Una musichetta, vedi? È giusto. Ah, la musica marocchina vedi? Certo. Perché evidentemente loro sono consumatori, vero Lorenzo? Loro usano molta pasta, bricche, sfoglia. Pasta sfoglia. In Medio Oriente? Medio sì, Oriente. Tantissimo. Quindi loro probabilmente hanno anche affinato questa tecnica. Quando abbiamo fatto il rotolino, gli diamo dei colpettini, sempre per appiattirla, così non la riscaldiamo troppo. Vedi? Ok. Sì. E poi l'andiamo a schiacciare invece per pareggiarla. Anche perché in Marocco freddo non fa. No. Cioè, quindi... Eccola qua. Sì, diciamo che lì assomigliano più a paste fillo che sì, a paste veramente esatto. impastate sì. col burro. Esatto. Proprio per... Quando abbiamo fatto un bel cordoncino, arriviamo proprio anche fuori dal tagliere, lo andiamo ad arrotolare, così,
e praticamente abbiamo fatto la base della nostra così. Non importa se vedete da una parte è un po' fuori, il rotolino è bello così. L'avvolgiamo nella pellicola e questo adesso va fatto riposare almeno un'oretta perché il burro deve tornare a tirare. Quindi un'oretta. Io la vado a prendere, che ce l'ho in frigorifero. In frigo, nella pellicola. Sì, in frigo e in pellicola. Vedete, invece di fare tutte quelle pieghe tra là, abbiamo fatto una piega per il lungo, l'abbiamo arrotolato e l'abbiamo messo in frigorifero. Guarda, è fantastico, Anto. Questo è il nostro rotolino che si è compattato, ha riposato. Potete farlo il giorno prima, per il giorno dopo. Potete anche congelarlo un mesetto nel freezer, ci sta benissimo. È geniale questa cosa, avete visto, è proprio immediata. Allora, guarda, adesso lo dobbiamo andare a stendere perché dobbiamo fare la nostra sfogliata. Naturalmente l'andremo a schiacciare da questa parte perché tutte queste qui, questi giri, saranno le sfoglie della nostra pasta. E quindi andiamo a schiacciare prima con le mani così riusciamo a gestirla un po' meglio. E da qui, Anto, se vogliamo fare la forma rotonda, le daremo la forma rotonda. A noi adesso la facciamo per il lungo perché abbiamo dato una forma un po' rettangolare. Vedi? Così. E poi adesso si procede aiutandoci con la farina. Vedi che bella fredda, tocca, è proprio sì, è dura e fredda. È per quello che poi tu la massaggi bene, stendi anche meglio. Esatto, vai, così. E andiamo a fare il nostro rettangolino, appunto, ripeto, ci possiamo fare tutto. Questa è delle dimensioni e del peso, proprio di quella che si compra. Cioè sono 250 grammi, che è il peso proprio della pasta. Certo. Ok. Naturalmente lo spessore lo faremo come vogliamo, cioè se ci piace sottile la faremo sottile, in questo caso dobbiamo fare una base, è meglio che la lasciamo anche un po' grossolana, ok? Ok. Basta, abbiamo fatto e adesso la mettiamo. Io ti faccio vedere i miei stampini caserecci. Sì. Un domo, uno di questi qui, uno di questi stampini tagliati e sì. E messi insieme, esatto. Vedi? Così. Fatto? C'è un genio, fatto? Art attack. Poi appoggiamo sopra la carta da forno, gli diamo la misura più o meno, no, del nostro stampino che abbiamo fatto in casa, bucherelliamo bene, se vogliamo possiamo fare dei bordini oppure a seconda di quello che ci piacerà fare, vedi, non so, dei bordini così, se vogliamo che raccolga meglio la crema, si bucherella con una forchetta, vai, piglia, prendi la forchettina. Vado. Ecco, e tanti buchi perché questo è il segreto per non fare in modo che si gonfi, esatto, troppo. Perché se no si gonfi non riusciamo più. A noi serve una base, quindi non con tanti montarozzi, no? Perfetto. Questo adesso si cuoce a 190 gradi per circa 20 minuti. Spolveriamo un pochino, ci mettiamo anche lo zucchero a velo, vai. Così prende, si caramella un po' perché prende anche sapore perché altrimenti la crema... Poi si caramella, è vero. Esatto. Questa io la metto nel forno e noi abbiamo già quella dietro pronta. Questa. Vedi? Esatto. Eccola qua, guardate. Oh, questa ci sta 190 qua. Gradi, 20 minuti. Sì, 20 minuti, poi magari la mettiamo nella parte un po' alta per fare in modo che si caramella. Io nel frattempo ti volevo far lavorare. Ti farei mescolare le due creme. Allora, guarda, questo è lo yogurt e la panna. Oh. Allora, metti lo yogurt dentro la ciotola. Poi il latte condensato, diamo la mescolatina perché questa è una crema che si fa proprio al volo, Quindi, è perfetta. Yogurt tipo greco? Tipo greco, esatto. Latte condensato, sì, e panna. Scusa, e panna. L'aggiungi. E li mescoli. Esatto. Senti, Lorenzo, ma vogliamo parlare un attimo yogurt, panna e latte condensato? Cosa ho fatto? Beh, una triade fantastica. Allora, io vorrei mettere un attimo un accento sullo yogurt greco. Dai. Perché non è davvero greco, o meglio, è anche greco, ma è anche di tantissimi altri paesi, una astuta manovra di marketing che negli anni 80 una ditta, diciamo, approdando sul mercato britannico, porta questo yogurt ed era una ditta greca, quindi da lì diventa yogurt greco. Ma questo tipo di lavorazione, che è quello del separare ulteriormente con un'ulteriore, con una terza colatura, il siero dallo yogurt per renderlo più compatto e conservabile, è tipica di tantissimi paesi dei Balcani, anche dell'Ellade, del Levante, e cambia i nomi, non cambia la sostanza, è quella di uno yogurt che ha la stessa acidità, la stessa, insomma, gradevolezza, ma è molto più compatto e quindi si presta anche per lavorazioni del genere. Quindi non è greco, ecco, è anche greco, è come dire. È anche greco, bulgaro. Ma c'è anche italiano. Il nostro yogurt. L'olio italiano, se è fatto in Italia, è olio. Se è italiano, se è fatto in Spagna, è spagnolo. Colato praticamente da 5, deve calare 5 volte. Cioè da 5 litri ne rimane uno.
faccio. Comunque, questo è un mix di yogurt, buono, un po' denso. Una panna zuccherata a piacere, dovete zuccherarla perché altrimenti dopo la torta la sfoglia non sa di tanto perché non è un composto dolce. E il latte condensato. Esatto. Certo, perché la sfoglia non è tanto dolce, esatto. Quindi la panna deve essere dolce. E questo è un'idea, perché poi voi vi potete, la potete farcire con della crema pasticcera, con anche della panna montata e basta. No, cioè è un dolce che è molto versatile. Certo, uno magari la panna montata, sapete, quella già zuccherata, la mette su. Esatto, ecco. Ma sì, Anto. Però è carina l'idea anche di usare la frutta, no? Perché adesso è, come dire, di stagione. Ma certo. È estate e secondo me la frutta estiva è quella più buona, anche quella più che uno voglia di mangiarla, insomma. Rimane solo pere e mele, sì. Almeno, no, invece adesso... Ma poi confermerà la dottoressa Flacchi, tecnicamente la fava di cacao è un frutto, no? Beh, sì. Ecco la frutta. Vuole anche dire che il cioccolato, vabbè. Ne ha altre, ma non sono uguali. Senti, guarda. Come la mettiamo questa frutta? Guarda, io no. ho fatto a strisce, però fai anche te, che mi piace anche quando fai le estemporanee, metti tutto insieme. Io faccio le estemporanee, sono una, mi piace. Allora, facciamo tutto insieme così. Dai. Queste le metterei qua, così. Dai. Fai in modo che mangino tutti un po' di mirtilli. Sì, esatto. Ecco, è carina, no? Perché lo yogurt è anche questo, un dolce che per esempio con la pasta sfoglia, che abbiamo visto, la puoi fare anche le classiche sbriciolate, perché io adesso te la voglio far vedere come viene, perché con la stessa pasta sfoglia, guarda, diamo l'idea, potete fare i cannolini, i ventaglietti, guarda un po' com'è, è proprio, vedi, facciamola vedere. Ma è bellissima, vabbè, ma è un'idea geniale. E con questa, vedete? La potete utilizzare con la crema allo yogurt. Per esempio, nei bicchierini, con la frutta. Bella, Anto. Io bellissima. Ti prendo anche quella che ho già fatto. E tu sì, dai. Brava, però dai. Però finiscimela che sei, no, ti te vedo la ispirata. Finisco, dai, mi vedo ispirata. Sì, va. Ti vedo ispirata. Vado così. Mi piace tanti questa. Poi io adoro la pasta sfoglia, la frutta, così la trovo una cosa molto fresca. È molto facile, anche bella da rifare. Guarda che guardate, bella. Guardate, con lei ha fatto sì, no, ma anche la tua mi piace molto, Mi piace. La frutta fa da sola, no? Quando abbiamo messo la frutta, io preparo di solito un cucchiaio di confettura di pesche, uno di zucchero, uno di acqua, lo faccio bollire un pochino ed è una sorta di gelatina casalinga che è più saporita e che serve poi per lucidare e mettere sopra. Beh, mettiamo la spennellatura. Vai, finisci però. No, io finisco, dai, sì, finisco. Dai, no, metti le pesche, guarda che belle. Sì, un pochino ancora qua ti metti pochi mirtilli, a me piacciono i mirtilli. No, però bisogna colori, guardare anche i colori. Sì. Ecco qua il pennello che me l'ero presa, vedi? Questa qui è buona, dà sapore, lucida, fa quello che deve fare e un po' di confettura bianca. Chiara, in casa ce l'abbiamo. Nata, tutti. Adoro le tue ricette furbe, le tue dolci di casa, facilmente riproducibili. Torta sfogliata furba di Nat Cattelani. Grazie a te, Anto. Bravissima. Grazie. E adesso va.